Quindi anticipiamo la relazione di Andrea Catone, che era prevista appunto come penultima, invece gli diamo ora la parola. Del resto si lega molto, io credo, alla relazione che ha fatto ora Stefano, perché la relazione di Andrea Catone, che dirige la rivista Marx 21, studioso di storia del movimento operaio, tutti lo conoscete, riprende il titolo di un saggio, di un articolo di Losurdo di qualche anno fa, e così come la relazione di Stefano poneva il problema destra o sinistra, invece la relazione di Andrea affronta il tema marxismo o populismo. Grazie. Ma riallacciandomi a quanto diceva Stefano Azzarà, possiamo così soltanto rimarcare a questo proposito che un recente libro del teorico della destra sociale o della destra, diciamo, antiglobalista, cioè Alain de Benoist, intitolato appunto Populismo oltre la destra e la sinistra, e poi dedicato al suo interno anche, tra gli altri, a Costanzo Preve. Così, e quindi c'è un discorso, c'è un filo che lega queste cose. Il titolo di questa comunicazione nasce da come ricordava Alessandro Ebel, da un intervento che poi diventa anche un articolo pubblicato sull'Ernesto nei primi anni del 2000, ma che appare all'interno di un convegno che sembra dedicato a tutt'altra cosa, insomma una cosa abbastanza diversa, e che era il mondo dopo Manhattan, il compito dei comunisti, il ruolo e il compito dei comunisti di fronte alla guerra, convegno che si svolge a Napoli nell'ottobre del 2001, un mese dopo il crollo delle Torri Gemelle e quanto ne segue. E convegno al quale, così lo ricordiamo in passato, cioè, fu organizzato, alla cui organizzazione partecipai insieme con Sergio Manes, che ne fu il promotore e poi il curatore del libro. Domenico Losurdo interviene in questo con questo strano rispetto al contesto complessivo dei comunisti rispetto alla guerra, con questo strano articolo, con questo strano intervento sulla critica del populismo. E intanto possiamo osservare che del populismo contrapposto al marxismo, cioè, questo poi è un fatto notevole e premonitore, cioè marxismo o populismo? Il populismo è antitetico al marxismo, non possiamo pensare ad una fusione tra marxismo e populismo. Il marxismo, ricorda poi in questo testo, si è sviluppato in contrapposizione al populismo. Non viene nel suo intervento svolto particolarmente questo discorso, ma c'è il riferimento a Lenin, e possiamo ricordare che le prime opere di Lenin sono dedicate alla critica articolata del primo populismo, cioè dei narodniki, del populismo russo, e il lungo saggio di che cosa sono gli amici del popolo di Lenin e nel primo volume delle opere, della quarta edizione delle opere di Lenin. E sarebbe forse interessante ritornarvi, ma su questo non interviene in particolare Domenico Losurdo, che su altre cose di Lenin interviene, in particolare sull'importanza del che fare. Ma è singolare, e quindi lo possiamo rimarcare, che in un clima culturale, siamo nel 2001, il convegno la grande manifestazione contro il G8, come si diceva allora, a Genova, perché l'ottavo convitato era la Russia di Putin, che era da poco uscita dal decennio devastante yeltsiniano ed era stata ammessa nel club degli otto grandi,
era il clima del movimento dei movimenti, come lo chiamava Fausto Bertinotti, e che aveva convocato a Genova questa grande kermesse, questa grande manifestazione che non aveva degli obiettivi specifici precisi, aveva l'obiettivo di una contestazione generale, insomma, della globalizzazione. E l'apice, possiamo dire, del movimento no global o antiglobalizzazione. Domenico Losurdo decide di intervenire nel convegno con un riferimento e con una critica esplicita ad una serie di posizioni presenti, quindi con una polemica all'interno di Rifondazione Comunista e più in particolare del movimento, allora anche del movimento antiglobalizzazione, e con un riferimento al populismo. Ricordiamo che allora, parliamo di quasi 20 anni fa, il tema del populismo non era all'ordine del giorno nel dibattito teorico-politico. Anche i testi di Laclau particolari, il successo successivo, insomma, che ha Laclau e di qualche anno dopo, se si parlava poi di populismo, lo si riferiva, ma questo avviene anche dopo, piuttosto alla destra e a Berlusconi. Tranfaglia scrive una serie di testi, tra cui uno è dedicato al populismo autoritario con riferimento a Berlusconi, oppure un filosofo sempre di area, possiamo dire, liberale e democratica, uno studioso come Nicolao Merker, dedica un libro del 2009 alle filosofie del populismo, essenzialmente però per indagare che cosa sia il populismo a destra. C'è qualcosa sulla Lega, ma non il populismo nella sinistra, questo non era presente nel dibattito, non era particolarmente... Forse c'è stato qualche studioso che vi ha dedicato qualcosa, ma nel dibattito largo questo non c'era. Domenico Losurdo decide di polemizzare contro una serie di posizioni interne al Partito della Rifondazione Comunista e al Movimento No Global e alla sinistra più in generale, utilizzando la categoria di populismo contrapposta al marxismo. Questo è interessante perché è in qualche modo premonitore, perché nei tempi attuali, ecco, la tesi che poi, con cui io concludo, è che non c'è una possibilità di conciliazione teorico-culturale tra marxismo e populismo, neppure, o anzi, ancora di più rispetto al populismo di sinistra, al cosiddetto populismo di sinistra. Perché vi sono due visioni diverse del mondo, due metodologie, due approcci che sono fortemente diversi e che quindi pongono i marxisti e i comunisti da un lato diverso dall'altro, sul piano, ripeto, sul terreno culturale, teorico, su quello dell'immediatezza politica o della tattica politica, può anche non esserci un'incompatibilità tra populismo e movimenti e comunisti, su un terreno specifico, determinato, ma sulla questione, sul terreno culturale, che non è affatto secondario nella prospettiva di una lotta per il socialismo, che diventa in qualche modo il terreno identitario dei comunisti e della sinistra, o dei marxisti, questo invece diventa è un fattore essenziale. Per cui va riconosciuta una sorta di preveggenza a Domenico Losurdo nel polemizzare in questo suo testo, che ora proverò rapidamente ad analizzare, che poi viene ampliato in un testo successivo più ampio, più articolato, ma che fa
perno su questo precedente del 2001 nel testo, nell'ultimo capitolo del suo volume dedicato alla storia delle lotte di classe, e che è del 2013, c'è questa attenzione al mettere bene le distanze, a definire, delimitare i confini tra marxismo e populismo. C'è un problema, come dire, di definizione teorico generale, perché il problema del populismo, cioè la definizione di populismo, è molto, molto difficile, molto controversa, è la più variegata possibile, così come insomma, proviamo a vedere anche nella numerosissima, no, amplissima ormai, mole di lavori dedicati al populismo stesso. Ma Domenico Lo Sturzo individua in quel suo intervento del 2001 alcuni caratteri fondamentali, alcuni dei quali possono essere considerati, diciamo, fondanti, insomma. E in particolare egli critica il populismo di trasfigurazione degli oppressi. Ne individua tre forme: sono la celebrazione cui procede, e qui l'oggetto polemico della polemica, il soggetto della polemica è Simone Weil, e la celebrazione cui procede Simone Weil degli esseri caduti all'ultimo livello dell'umiliazione, ben al di sotto della mendicità, come gli unici in grado di pronunciare la verità. Una seconda specie di questo populismo di trasfigurazione degli oppressi è che addita come luogo dell'eccellenza morale non le classi subalterne o una di esse in particolare, bensì questo o quel popolo oppresso. E tre, individua il luogo dell'eccellenza morale non nella mendicità celebrata da Weil e neppure nella induità o nella negritudine care rispettivamente a Gandhi o a Senghor, bensì nella differenza di genere. Ognuna di queste tre varianti, scrive Domenico Lo Sturzo, della seconda forma di populismo, ostacola e impedisce la ricomposizione dell'unità delle lotte di classe. Con un discorso che celebri gli umili quale incarnazione esclusiva dell'eccellenza morale, è ben difficile costruire l'ampio blocco sociale che si impone per portare avanti la lotta per l'emancipazione delle nazioni oppresse e della donna. E in realtà condurre la stessa rivoluzione anticapitalistica. Individuare il luogo dell'eccellenza morale nei popoli oppressi e solo in loro rende problematico l'appello alla solidarietà delle classi subalterne delle nazioni che opprimono. Se poi essere santificato è un singolo popolo oppresso, diviene difficile anche la solidarietà tra i popoli oppressi. Analogamente, la trasfigurazione della donna quale perpetua incarnazione dell'eccellenza morale rischia di provocare una contraddizione di fondo e permanente con il sesso maschile, ciò che indebolirebbe tutte e tre le forme della lotta di classe. E da aggiungere che tutte e tre le varianti della seconda forma di populismo distolgono l'attenzione dalla vera causa dello sfruttamento, dell'oppressione e della guerra. Quindi qui, attraverso il populismo, vengono criticate questa forma di trasfigurazione degli oppressi che impedisce in realtà l'unificazione in un grande fronte di lotta. E di qui possiamo giungere al perno principale che può essere, diciamo, individuato nel populismo, così come lo legge Domenico Lo Sturzo, e cioè l'unica contraddizione reale per il populismo è quella tra poveri e ricchi, tra popolo umile e incorrotto da un lato e grandi e potenti dall'altro, o tra, potremmo aggiungere, popolo e elite, popoli e tecnocrazie europee, popoli e, diciamo, chi sta in basso e chi sta in alto.
E questa è un'altra, e la caratteristica della lettura di questa contraddizione è che è priva di una analisi della complessità delle poste in gioco e del complesso delle contraddizioni. Quindi è una lettura binaria del conflitto sociale. E dunque si vede, scrive ancora nel libro sulla lotta di classe, lo schema populistico vede contrapporsi solo umili e potenti, oppressi e oppressori. Nelle relazioni che abbiamo, nelle belle relazioni che abbiamo ascoltato sinora, diciamo forse una delle costanti del pensiero di sviluppo, insomma, di critica e di sviluppo teorico di Domenico Losurdo è nella attenzione alla complessità delle contraddizioni, all'evitare in tutti i casi una semplificazione che poi significa o un universalismo astratto che significa poi abolizione di una reale lettura delle contraddizioni e quindi poi con tutte le conseguenze politiche del caso. Ancora, in quel testo del 2001, Domenico Losurdo riprende il mito populista, critica il mito populista in base al quale la coscienza rivoluzionaria, la prospettiva di una società più giusta, sarebbe il dato naturale e immediato del popolo, degli umili, degli oppressi, ovvero anche della classe operaia, e dice: l'operaismo è una variante del populismo. L'odierno fastidio, scrive ancora, per la forma partito e la tendenza a sciogliere il Partito Comunista nel movimento del popolo di Seattle, allora, nel 2001, ma diciamo, mi sembra che sia una tendenza ancora largamente presente, sono una delle forme in cui si manifesta il ritorno del populismo. Quindi, sono chi legge questo testo, e non vi nego che nella rilettura di questo testo anch'io sono rimasto alla prima lettura in qualche modo colpito da alcune assenze, deluso, no? Pensando poi ad una critica più complessiva di quello che il populismo oggi rappresenta, ma questo non poteva essere nel 2001 e neppure ancora credo nel 2013, è però un elemento, diciamo, importantissimo perché si costruisca oggi da parte dei marxisti una critica marxista al populismo. Noi abbiamo, se no il campo rimane soltanto lasciato alla critica liberal-democratica del populismo stesso, che è di tutt'altra parte, di tutt'altra natura, e si rischia di non cogliere poi l'essenza della questione. Domenico Losurdo denuncia ancora il fatto che, sempre nell'ambito di una ipersemplificazione delle cose, dell'annullamento della classe, del popolo indefinito, vi è un'assenza di analisi di classe. E rinunciando ad un'analisi di classe, essa implica una dicotomia popolo-governanti, ovvero umili-potenti, nell'ambito della quale è sempre il potere a rappresentare il momento negativo. Il populismo rinuncia all'analisi laica delle classi e della lotta di classe per sostituirla con la credenza mitologica nel valore comunque salvifico del popolo, tra virgolette, e delle masse. Per i populisti, i potenti sono tutti uguali, e conclude pesantemente: il populismo è una forma di qualunquismo. Critica ancora in questi testi l'anti-industrialismo, l'idea di una decrescita e rifiuto dello sviluppo delle forze produttive che aleggia in scrittori, autori anche dell'Ottocento, se c'è riferimento a Proudhon, a Simone Weil,
dell'Ottocento e del Novecento che Domenico Lo Sordo iscrive nella categoria dei, diciamo, precursori o parapopulisti. E conclude ancora che per questi la lotta di classe progressiva o rivoluzionaria coincideva con la rivolta dal basso comunque motivata contro il potere comunque costituito, che era di per sé sinonimo di oppressione. E quindi assolutizzando la contraddizione masse-potere, condannando il potere in quanto tale, il populismo si rivela incapace di tracciare una linea di demarcazione tra rivoluzione e controrivoluzione. Ora, questo discorso non è il discorso complessivo di critica del populismo, è una... a mio parere è quello che però pone forti basi perché questa critica possa essere sviluppata a fondo, perché e soprattutto perché i marxisti e i comunisti si armino teoricamente per non cedere il campo a quello che nell'ultimo anno in Italia, o negli ultimi 2 anni, ma in particolare possiamo dire nell'ultimo anno, si sta verificando. E cioè, è stato detto anche da altri prima di me, un cedimento teorico, non solo politico. Io non entro nel merito ora della questione politica diretta, però nel merito di un cedimento teorico in cui il marxismo, che ha una grande forza teorica, una lunga e forte tradizione storica e che si è sviluppato attraverso anche grandiose lotte teoriche, teorico-politiche, ma dentro questo poi abbandoni armi e bagagli ad una, diciamo, concezione che è anche poco definibile, fondamentalmente è la critica, è la visione, il populismo del potere, di una base, di un popolo indistinto, non analizzato, non organizzato in classi o partito politico, o neppure definibile sulla base delle classi, e di una élite, la quale stessa non è un'élite. Dire élite o dire tecnocrazia o dire anche burocrazia è un modo, è una categoria che ci poi sfugge al discorso marxista di analisi delle classi. Allora il marxismo ha questa forza. Il marxismo, tra l'altro, e qui è un altro punto che Domenico Lo Sordo individuava nella critica del populismo, il marxismo è l'erede di una grande tradizione, della migliore, della più alta cultura, di una tradizione culturale filosofica, economica, politica, che l'Europa aveva raggiunto ai tempi di Marx e che poi si sviluppa. Il grande tema dell'eredità del marxismo. Il marxismo non si pone, a differenza del populismo, al di fuori di una storia. C'è una storia, cioè, e il marxismo è l'erede di una storia, progetta un percorso del futuro che è basato su questo passato e su questa grande tradizione dell'eredità storica, non la assume, non la elimina. Il populismo, dice invece Domenico Lo Sordo, tende anche ad azzerare la storia e a... in questo, diciamo, poi non esiste soltanto una demarcazione tra un passato che è tutto negativo e dall'altra parte un futuro che è radioso perché è populista. Non su questo c'è una è un insieme di campi, anche quelli del sapere tecnico, del sapere scientifico,
la posizione populista si pone a ben guardare in termini antiscientifici, cioè o almeno nelle manifestazioni di populismo dichiarato che abbiamo visto negli ultimi tempi, cosa è accaduto rispetto alla questione delle statistiche economiche, cosa è accaduto a proposito o anche dei vaccini o della medicina. Il depositario della verità in questa diciamo articolazione populista diventa l'unico depositario, questo popolo indifferenziato, e meglio ancora poi l'eletto dal popolo. Il presidente dell'INPS, che ne pensiamo poi delle sue posizioni, comunque non ha diritto di parola perché non è un eletto del popolo. Questo tipo di posizione, diciamo fortemente anti-illuministica, possiamo dire antiscientifica, e poi uno dei caratteri regressivi di questo populismo, che può contenere in sé, mi avvio alla conclusione, poi dei forti, poi può contenere in sé, diciamo, spinte ambigue, ondivaghe, ma che contengono in sé anche i germi di una svolta autoritaria pesante, perché se il popolo, se l'eletto del popolo, in quanto depositario unico della verità, del sapere, del giusto, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare per il popolo, e allora se questo diventa il presidente eletto dal popolo come un documento, la richiesta poi di una legge popolare, iniziativa popolare per modificare la Costituzione in senso presidenzialistico, avviata alcuni mesi fa, dal mese di giugno, per passare in Italia alla Repubblica presidenziale con un forte ruolo del Presidente, il populismo presta la strada, apre la strada a questo. Se sei eletto dal popolo, puoi fare quello che vuoi, al di là di altri poteri intermedi, al di là di altre mediazioni, perché nella semplificazione del discorso populista poi questo può condurre anche a pericolose avventure a destra, molto a destra. Non è tutto finito, non è tutto questo, però credo che su questa base sia compito dei marxisti e dei comunisti riavviare un discorso di netta separazione, di contrapposizione, di battaglia teorica rispetto al populismo. Non si tratta di fare l'alleanza teorica tra marxismo e populismo. Da Lenin in poi il populismo è avversario sul suo terreno del marxismo stesso. Grazie.